Il mondo di Minecraft è pieno di misteri ed ogni giorno centinaia, migliaia di giocatori si imbattono in qualcosa di veramente misterioso. Tutti i giocatori di Minecraft conoscono gli Enderman, quei mob in grado di teletrasportarsi che diventano ostili solamente se guardati negli occhi. Altrettanto famoso tra i giocatori di Minecraft è Herobrine, il presunto fratello morto di Notch inserito nel gioco, forse per spaventare i giocatori. Ma che cosa succede se si ha un mostro in grado di combinare i poteri di Herobrine con i poteri dell'Enderman? Questo è quello di cui tratterà la puntata di oggi. Ringrazio Alessandro per avermi linkato sulla mia mail la pagina dove era narrata questa storia, la storia di Enderbrine. Chi scrive questo post è rimasto anonimo e quindi non sappiamo nome ed età di questo ragazzo o ragazza. Enderbrine apparse per la prima volta il giorno di Natale. Ricordo che la sera del 24 dicembre ero sul divano ad aspettare i regali di Natale. Desideravo tantissimo la versione originale di Minecraft per PC. Così mi misi sotto le coperte e mi addormentai. La mattina seguente andai a controllare sotto l'albero e c'era proprio il mio codice di Minecraft da riscattare. Preso dall'entusiasmo, corsi al mio portatile e lo installai. Creai il primo mondo e durante le impostazioni della creazione inserii come seed Rainbow Factory e impostai la modalità come pacifica, in modo da non dovermi preoccupare dei vari mob ostili. Io ero abituato a giocare sul mio iPod, quindi passare dal touchscreen ai comandi per computer fu un po' complicato. Iniziai a rompere un albero e sentii dei rumori dietro di me. Era il classico rumore degli Enderman, ma com'era possibile? Io avevo messo il mondo in pacifica. Non dovrebbero esserci mob. Accanto a me c'era mia sorella che stava giocando con l'iPod, quindi pensai che quel rumore provenisse dalla sua partita di Minecraft. Continuai a giocare, costruì una crafting table e creai una piccola caverna su una scogliera vicino al mare e la utilizzai come casa. Iniziai craftandomi un piccone di legno, chiusi il crafting e sentii quei rumori di Enderman. Mi girai e vidi delle particelle viola, proprio come quelle dell'Enderman. Pensavo fosse un semplice bug e continuai a giocare. Dopo circa un'ora di gioco, ero in miniera a scavare e sentii ancora quei rumori. Mi girai e dietro di me vidi una piramide base 3x3 di sabbia, come quelle che crea Herobrine, e c'erano ancora quelle particelle. Distrussi la piramide e un fulmine mi colpì in pieno. Non so come sia possibile, dato che ero sottoterra in una caverna. Successivamente tornai a casa e, sparse nel mondo, continuavo a vedere quelle particelle viola, ma soprattutto continuavo a sentire quei rumori dell'Enderman. Si era fatta notte e nonostante non ci fossero i mob ostili, decisi di craftarmi un letto e mettermi a dormire. Accadde tutto in un attimo. Il mio personaggio si sdraiò per dormire, la visuale era verso l'alto, lo schermo diventò nero per un attimo e poi tornò normale. Sopra di me c'era una strana creatura, divisa esattamente a metà, metà Enderman e metà Herobrine. Restammo a fissarci per circa 3 secondi, io ero ancora sdraiato sul letto, mi fissava e intorno aveva quelle strane particelle che avevo visto tutta la giornata in giro per il mondo. Non riuscivo ad alzarmi dal letto, i comandi erano bloccati, iniziai a premere tutti i tasti ma nulla, ero imprigionato nel letto. Improvvisamente, pian piano, iniziai a perdere vita, mezzo cuore alla volta, ogni 2 secondi. Lui continuava a fissarmi dall'alto verso il basso. La mia vita scese fino a fermarsi a mezzo cuore. Quell'essere girò velocemente la testa verso destra e poi sparì, lasciando una scia di particelle viola. In quel momento riuscii ad alzarmi dal letto, uscii dalla mia caverna e, davanti a me, tutto il mare si era prosciugato. C'era un'enorme fossa di terra e pietra. Mi girai per guardare la foresta e tutti gli alberi non avevano più foglie, erano rimasti solamente i tronchi. Salii sopra la collina e in lontananza vidi una piramide di bedrock. Mi avvicinai, ancora con il mio mezzo cuore di vita. Una volta giunto all'ingresso di questa piramide, mi apparse lui, davanti. Mi levò l'ultimo mezzo cuore, io morii, lui sparì, lo schermo diventò tutto nero e tornai nel menu principale di Minecraft. Il mondo era sparito. Provai più e più volte a cercarlo di nuovo, per scoprire cosa nascondesse quella piramide, per scoprire chi era quello strano essere che mi perseguitava dall'inizio del gioco. Più volte ricreai il mondo con lo stesso seed, ma nulla. Con seed diversi, ma nulla ancora. Lui non apparì mai più. Questa era la storia di Enderbrine, un mob di cui se ne sa veramente poco. Questo non è stato l'unico avvistamento, ce ne sono stati altri, e ogni giocatore che raccontava questo avvenimento lo raccontava nello stesso identico modo.
Per tutti era la prima partita sul computer. Non possiamo ora ben definire cosa sia in grado di fare questo mob, ma soprattutto quale sia il suo scopo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, io come sempre li leggo tutti. E, come ogni storia, mi limito solamente a raccontarvela. A voi le sentenze qui sotto. Ok ragazzi, per questo è tutto, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bellissimo mi piace. Vi ricordo, per non perdere i prossimi video, iscrivetevi. Soprattutto passate da Instagram, che ci sono delle bellissime foto con me. Così proprio, magari non so così brutto, però ok. Vieni allo studio.